RKO Radio. Buonasera e benvenuti e benvenute, questo è RKO speciale di Out of Nowhere on the road, come vi annunciavo qualche giorno fa, dal Garage Sound di Bari. Stiamo per ascoltare lo showcase di Tel Aviv Records, 4 live, insomma tutti da scoprire, e prima di iniziare appunto ho qui con me alcuni dei protagonisti di questa serata, per cui vi do il benvenuto a questo episodio speciale, la radio che esce insomma finalmente dallo studio e va incontro al pubblico e agli artisti. E allora do subito il benvenuto alla boss di Tel Aviv Records, mi sono permesso di definirla così, Antonella, ciao, ovvero Romy Reverse, ciao e benvenuta. Ciao, e allora, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori cosa stiamo per ascoltare, in cosa consiste il progetto Tel Aviv Records. Certo, amici. Allora, intanto grazie mille a RKO, voglio ringraziare anche il Garage Sound e tutto lo staff del Garage, un posto bellissimo. E questa è la prima volta, è il primo Tel Aviv Label Showcase che facciamo a Bari. Io sono Antonella, aka Romy Reverse, accanto a me ho Blue Collar, Mirko, e Kyoto LP, Roberta, che e ascolteremo, tra, che ascolteremo tra poco, esatto. Bene, dai, allora, ti devo introdurre, esatto, ti devo introdurre. Tel Aviv Records, quando esatto. E come nasce, spieghiamo anche che è un progetto, come dire, internazionale, perché appunto tu sei, diciamo, originaria dell'Italia, ma sei anche poi based, sì, in, based Danimarca. In Danimarca, esatto. Bene,
progetto Tel Aviv nasce in realtà in un contesto particolare, nel senso comunque nasce quasi nelle vicinanze del periodo Covid, come puoi immaginare. E ti faccio, guarda, subito un breve esempio di quello che Tel Aviv. Noi siamo delle connessioni, quello che io ho sempre desiderato io per tutti i ragazzi di questo collettivo è semplicemente dare un'opportunità alle persone che amano, credono in quello che fanno, e quindi è giusto dare una, è giusto che loro abbiano una certa visibilità. E quindi ecco perché Tel Aviv è ben volenterosa a dargliela. Esatto, dare lo spazio in questi tempi complicati è fondamentale, naturalmente. Soprattutto ai giovani producer che hanno talento, perché ovviamente noi cerchiamo l'X Factor in quelle persone che sono piccole, però hanno tanto da dire. Quindi questa è una cosa bellissima. Io direi il Tel Aviv Factor. Tel Aviv Factor. Naturalmente tutto questo nasce anche poi dal tuo percorso artistico, perché stasera, tra l'altro, oltre ad essere in veste di, diciamo, leader dell'etichetta, sei anche in veste artistica, perché concluderai la serata col tuo showcase. Sì, assolutamente. Io sono in tour, mi trovo in tour dal primo di marzo, e l'ultima data è stata proprio a Mercato Nuovo a Taranto, dove io ringrazio i ragazzi di Mercato Nuovo che sono veramente stati fantastici con me. E l'ultima data si concluderà a Roma al Klang, e in supporto verrà il mio fidato Blue Collar, e stasera sono qua anche per questo, ovviamente. Beh, devo dire, hai citato due posti assolutamente di culto, sia il Mercato Nuovo a Taranto che il Klang a Roma hanno una programmazione artistica di, insomma, massimo rispetto, perché sono contento che vi siete incrociati, perché riuscite a portare la vostra musica in posti in cui si ascolta veramente quella musica che viene prodotta. Sì. Allora, non vediamo l'ora naturalmente di ascoltarvi sul palco tra pochi certo. minuti. Ricordiamo anche, per chi poi ascolterà la diretta, dove altro potrà ascoltare i pezzi, che quelli che stiamo per ascoltare e tutti gli altri, naturalmente. Noi sicuramente siamo reperibili su tutte le piattaforme digitali, quindi partiamo da YouTube, a Spotify, iTunes, Deezer, quindi ovunque. Siamo ovunque. Vabbè, posso confermare. E stasera cosa ascolteremo? Che lavori ascolteremo di ciascuno di voi? Io vorrei dare la palla a Blue Collar, a Mirko, per presentare il progetto Yubaba, che lui conosce molto bene, che io, in quanto Romy Reverso, ma anche Tel Aviv Records, siamo molto, molto, molto felici di accogliere qua questa sera con noi. Quindi, ecco a te, Mirko. Ciao Mirko, grazie, bentornato sulle frequenze di RKO, frequenze web. Ricordiamo che sei stato con noi qualche tempo fa anche in diretta su Out of Nowhere. Ci rivediamo fuori dallo studio, finalmente davanti a un palco. Sono molto felice. Ed è una cosa bella, ed è una cosa bellissima, e io non vedevo l'ora di incontrarci fuori dallo studio. Sì, io stasera ho avuto la possibilità di essere qui affiancato da Romy Reverso, che ho incastrato con il suo tour. Ho deciso espressamente, o quantomeno ho richiesto espressamente di inglobare in questa serata Tel Aviv, targata Tel Aviv Yubaba non sono altro che due componenti delle TV di Alice, che tutti quanti sappiamo, o quantomeno la gran parte di noi sa chi sono e cosa hanno dato alla musica. E quindi io ho proprio espressamente richiesto questa cosa di averli tra di noi in una serata, appunto, targata Tel Aviv, e sono iper super contento di averli qui, di essere soprattutto qui. Infatti voglio ringraziare il Garage di averci dato questa bellissima opportunità, voglio ringraziare Antonella in primis,
anche RKO che c'è stata di supporto. Io dimmi Tommy. No, diciamo, Yubaba è il primo progetto che ascolteremo live stasera, con loro parleremo poi più tardi perché ora stanno naturalmente preparando. Dopo Yubaba ci sarà poi live di Kyoto che LP, che spalle, sì. Anche lei per assolutissimamente sì, le passo la palla. Ok, ci siamo quasi. Abbiamo qui ai nostri microfoni appunto Roberta, ovvero Kyoto LP. Ciao a tutti. Benvenuta e grazie anche a te di essere qui con noi su RKO. Allora, che cosa ascolteremo più tardi? Presentiamo brevemente ai nostri ascoltatori il live che andremo poi più tardi a sentire insieme. Allora, il mio live è difficile da spiegare, più facile comprenderlo ascoltandolo, diciamo. Però fondamentalmente io riproduco tutto con una loop station e la mia voce e l'ausilio di un piccolo sintetizzatore e unisco più influenze che fanno parte un po' di quello che sono i miei ascolti degli ultimi 10 anni. Vado insomma dal new wave al punk all'elettronica, avendo riferimenti in questo momento soprattutto nei riguardi della musica cinematica oppure industrial. Per fare dei nomi, per esempio, posso nominare i Softmoon oppure Paolo Angeli, Moderat, Io sono un cane. Quindi cerco di ispirarmi a questi ascolti qui, cercando di, insomma, metterci il mio. Però ripeto, è più facile quando me lo chiedono, non so mai come devo rispondere. No, però devo dire, sei stata già abbastanza esaustiva. Naturalmente poi appunto sentiremo live e apprezzeremo ancora meglio. Tu nasci come batterista in realtà, no? Sì. Esatto, poi hai avuto un percorso di evoluzione artistica. Cosa ti ha portato a scegliere invece di utilizzare un altro strumento, ovvero la voce come strumento? Sì. In realtà? Sono sempre stata appassionata sin da piccola di pop, anzi soprattutto da piccola, ora mi sono un po' discostata. E quindi il beatbox, insomma, è una disciplina che fa parte un po' dell'hip hop, cioè è una delle discipline fondamentali. Quindi ho, diciamo, spostato quello che è la parte ritmica della batteria con il beatbox, insieme a ragazzi che facevano rap. Devo farlo. Va, dai, certo, abbasso la base magari. Posso mettere così? Dai, poi sicuramente faremo sentire dopo. Quando me lo chiedono è tipo... Oh. Cioè, supereremo l'imbarazzo. Sì. No, comunque sì, è più o meno per questo motivo che ho iniziato. Cioè, ho cercato di portare quello che è la batteria con... riproducendole con la mia voce. Questo era un piccolissimo assaggio appunto del beatboxing di Kyoto LP. La pronuncia è corretta? Sì, esatto, giusto, giusto. Antonella ogni tanto mi chiama Kyotolp, però no, Kyoto LP. Temevo di fare la stessa gaffa. No, invece no, mi sei salvato. Va bene, perfetto. Sì, sì. Grazie anche a te, Roberta. Mirko, prima di che tu vada via, perché tenere fermo Mirko qui è davvero difficile in questa fase, perché giustamente è con l'adrenalina la live. No, volevo solo chiederti di presentare il tuo EP, nel senso che quello che ascolteremo, immagino, più tardi nel live, che è uscito da pochi giorni. Sì, è uscito venerdì. Esatto. Lo scorso venerdì è... Sì, la label manager si fa sentire. Esatto, infatti io per questo mi affido completamente a lei, specie in questi discorsi, in questi ricordi da tenere. This Way, That Way. Sì, voglio essere molto British, perché ti deve arrivare proprio il significato del testo, del titolo. È disponibile su tutte le piattaforme digitali, a partire appunto dalla classica Spotify fino ad arrivare alla più di nicchia Bandcamp. Io gradirei fosse ascoltato, perché è un lavoro, ecco, che è un pochettino, non per eccesso di bore, un pochettino più maturo rispetto a Prometheus, perché racconta appunto di tutto questo periodo che è passato dall'ultima uscita di Prometheus, e esprime appunto le tutto ciò che io c'avevo dentro, e in questo periodo di zone rosse, di chiusure, di non ti abbracciare, non stringere la mano. Non è dark,
ci tengo a specificarlo perché diciamo, il tema potrebbe rimandare a un concetto dark, ma appunto vi invito e invito tutti quanti i nostri ascoltatori a buttarci un orecchio e valutare loro stessi. Perché io mi unisco all'appello perché l'ho già fatto nella settimana appena passata, esatto, in questi giorni. Mai dato il feedback. L'ho consumato virtualmente, visto che è uscito in digitale naturalmente, e posso confermare che This Way That Way in effetti è un ottimo EP. Grazie. Mi volevo anche dire una cosa, a parte secondo me, sì, io sono contentissima di tutti i ragazzi, infatti volevo dire una cosa molto importante. Che cos'è Te La Vivi in realtà poi? Perché abbiamo detto il concept di Te La Vivi, ma che cos'è Te La Vivi? Te La Vivi sono producer che lavorano insieme, e infatti Blue Collar è Te La Vivi, e adesso abbiamo anche la nostra new entry, Kyoto LP, che è appunto una new entry. Lei da poco è con noi nel supporto della Vivi e noi siamo super orgogliosi di avere Roberto. Queste sono le nostre faces. È stato un bellissimo regalo che ci siamo fatti. Bene, siamo curiosissimi naturalmente poi di sentire tutto ciò sul palco, per cui io direi che siamo pronti fra pochi minuti per iniziare con Yubaba. Ringrazio appunto Mirko Blue Collar, Roberta Kyoto LP e Antonella Romy Reverse per essere stati in questa prima fase di trasmissione. Magari ci sarà l'occasione più tardi, noi saremo in diretta per tutta la serata, quindi non so che condizioni, magari uno di loro sì, però così vabbè, ci proviamo nel caso, siamo delle battute insieme. Ci proviamo. In ogni caso, buon ascolto a tutti, buona serata. Per cui, a fra pochi minuti per il Te La Vivi Showcase qui al Garage Sound di Bari. Buon ascolto e grazie ancora. Grazie. Che si dice in questi casi? Merda per il palco? Merda, sì, merda. In Danimarca che si dice sul palco? In Danimarca loro non usano delle cose eclatanti. Loro bevono solo birra e dicono skål. E allora, skål a tutti e buona serata e buon ascolto. Siamo pronti qui al Girl Sound per il primo live di questa serata. Sul palco Yubaba. Thank you.
for the act of freedom. A shot was thrown for the act of freedom. Freedom, freedom. Let me see freedom right now. Let me see those hands, let me see them, come on.
E siamo sempre qui collegati dal Garage Sound di Bari. Questo è lo speciale di Out of Nowhere in diretta per lo showcase di Teravivi Records. Sul palco Yubaba, ovvero Niki e Daniele degli Tiwi Delis, che molti di Bari ricorderanno per insomma, un bel po' di tempo passato sui palchi di questa città. E torniamo ad ascoltare live il loro concerto. We'll be right back.
Thank you.
Questo è sempre lo showcase di Tel Aviv Records qui al Garage Sound di Bari in diretta su RKO. E appena concluso il primo di quattro live che ascolteremo questa sera di Ababa, appunto, che più tardi avremo con noi sul palco. Tempo degli applausi per loro. E tra poco invece toccherà appunto la nuova entrata di Tel Aviv Records, ovvero Kyoto LP, che abbiamo sentito qui ai nostri microfoni qualche minuto fa. Thank you.
batterie sul palco, anzi già sul palco in realtà, sta per iniziare il suo live, Kyoto LP, che sarà tra l'altro accompagnata nella sua performance da un lavoro visual a cura dell'artista Xandro. Voi in radio non potete vederlo naturalmente, ma parleremo anche con lui più tardi. Buon ascolto, questo è sempre appunto Tel Aviv Records qui su RKO. Thank you.
al contrattacco con elmi ed armi nuove. Verranno al contrattacco con elmi ed armi nuove. Verranno al contrattacco con elmi ed armi nuove. Verranno al contrattacco, ma intanto adesso. Wow.
legge, l'ansia ti mangia, cominci a sudare, provi di tutto, ti senti soffocare, ma sei solo un tossico in crisi d'astinenza. Quando ti accorgi che i tuoi limiti creano dipendenza, e allora passo da un passo, bravo a scavalcare, viene da un piede, cerca di esplorare. Sempre in diretta qui su RKO per lo showcase di Tel Aviv Records qui al Garage Sound. Stiamo ascoltando il live di Kyoto LP, nuova appunto promessa appena entrata nella scuderia Tel Aviv Records. Torniamo ad ascoltare quindi appunto i suoi brani, sempre qui in diretta su RKO. Thank you.
Thank you.
essere inadatto. Bene, io faccio l'ultimo, se non mi suona tutto. Sempre qui in diretta dal Garage Sound su RKO. Questo è l'ultimo brano del set di Kyoto LP. Ciao a tutti. E questo era appunto il live di Kyoto LP dallo showcase di Tel Aviv Records qui al Garage Sound. Siamo in attesa del cambio palco perché fra pochi minuti toccherà Blue Collar, che abbiamo ascoltato qui ai nostri microfoni prima dell'inizio della serata, e anche lui ci presenterà appunto i brani da pochissimo pubblicati sempre per l'etichetta appunto italo-danese Tel Aviv Records. E aspettiamo anche qui tra l'altro sia gli Yubaba, che hanno aperto la serata con lo live, progetto assolutamente inedito, nuovo, di musicisti che conosciamo per altri progetti musicali ma che hanno presentato appunto la loro nuova produzione. E aspettiamo anche Sandro, l'artista visuale che ha realizzato il live painting durante appunto il live set di Kyoto LP qui ai nostri microfoni.
ci racconterà un po' appunto qual è stata la sua scelta artistica per questo live, e ci presenterà anche il suo progetto. Nel frattempo io metterei un po' di musica, visto che siamo in attesa del cambio palco, per cui torneremo poi in diretta da pochi minuti qui sempre dal Grand Sound, sempre su RKO. Live di Blue Collar, questo è sempre RKO speciale di Out of Nowhere in diretta dal Garage Sound di Bari per Tel Aviv Records Showcase. Thank you.
sizes of different people that I meet, I can switch accents in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal. Do you believe in God? I believe in an energy form. I wouldn't like to put a name to it. Do you indulge in any form of worship? Life. I love life very much indeed. 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 Life. Thank you.
sul palco il Garage Sound, Blue Collar e fino a pochi secondi fa anche Romy Reverse, label manager appunto di Tel Aviv Records, insieme per questo pezzo. Prosegue il live di Blue Collar, siamo sempre qui ad ascoltare appunto le produzioni di questa etichetta che nasce in Danimarca ma con radici in Italia. E fra un po' Romy Reverse, che abbiamo appena ascoltato in voce nell'ultimo pezzo di Blue Collar, sarà anche lì sul palco. Ma torniamo alla musica di Blue Collar, questa è sempre RKO, siamo in diretta qui dal Garage Sound, questo è lo speciale di Out of Nowhere per lo showcase di Tel Aviv Records. We'll be right back.
esistere senza realtà, la vita degli esseri umani. Avere sempre le guerre in qualche parte del mondo ha una sua specifica funzione, quella di alimentare l'illusione di pace della nostra società. Ma la guerra deve essere reale, non può sembrare una finzione. Leggere delle guerre del passato non basta. La narrazione rischia di trasformarle in favole e annullarne l'effetto. Se la gente non vede morti veri in televisione, se la sofferenza non è giusta, se la guerra non ha tutto da vicino, la pace non può essere mai detta. E il suo stesso significato è dimenticato. La gente ha bisogno della guerra per sentirsi viva, proprio come noi ci sentiamo vivi quando combattiamo nel cielo. E poiché la nostra guerra è un gioco che per sua stessa natura non deve finire mai, come tutti i giochi ha bisogno di regole. Per esempio, deve esserci un nemico che non può essere sconfitto.
Questo era lo showcase di Blue Collar qui al Garage Sound per lo showcase di Tel Aviv Records. Salutiamo Mirko che ha appena terminato di presentare i brani del suo ultimo EP appena pubblicato appunto dall'etichetta italo-danese, e tra poco ascolteremo il live invece di Romy Reverse che sta preparandosi. Ma qui nel frattempo sono arrivati qui nella postazione radio di RKO due noti figuri italo-spagnoli a quanto pare, dell'underground italo-barese-spagnolo. Perché io non sento un cazzo, si può dire cazzo? Ormai l'hai detto, no, quindi figurati. Allora, non lo dico più cazzo. Allora, ho qui con me Yubaba, che hanno aperto la serata, ma in realtà li conosciamo un po' meglio, appunto. Quindi presentatevi. Hola. No, scherzo, dai. Ciao, qui... sono Niki. Come Niki? Daniele. No, Miguel è nel camerino, è rimasto, era l'entità da palco, esatto, diciamo. Esatto, è passato un po' dal live, quindi. Esatto. Va bene, e quindi abbiamo qui due componenti di questo duo che ha l'esordio di fatto, esatto, giusto? Sì, dai, cioè nel senso, mettiamola così, non lo so se è un esordio, abbiamo accolto l'invito degli organizzatori di questa serata. Proprio perché c'è un'amicizia, c'è una conoscenza, e quando mi hanno chiesto di partecipare ho accettato e ho chiamato subito diciamo Daniele, con cui suoniamo da 10 anni ormai. Ho anche fatto il testimone di nozze di Daniele, quindi a un certo punto dovevamo continuare questo percorso. E ciò che accade dopo questa sera è un esperimento stasera, un esperimento ciò che accadrà domani, insomma. Bene, è stato bello rivedervi sul palco appunto dopo un po' di tempo. Daniele mi diceva prima che non saliva sul palco esattamente da 3 anni forse, grosso modo, fra pandemia, ovviamente altri discorsi naturalmente che ve l'hanno impedito, per cui naturalmente speriamo di rivedervi presto, non aspettare tanto tempo per rivedervi sul palco per la prossima volta. Sì, assolutamente, noi effettivamente già prima della pandemia stavamo suonando molto a singhiozzo con vari progetti alternati, però appunto poi è arrivata la pandemia, ci siamo letteralmente bloccati sia dal punto di vista live ma anche dal punto di vista di sala prove. Io non mettevo piede in una sala prove dal 2019 praticamente. Dai, è stata questa l'occasione invece appunto per ricominciare e
speriamo che sia la prima di una serie di occasioni per cominciare, che questo showcase sia stato un po' là per quello che verrà. Io chiuderei solo perché nel frattempo sta per iniziare il live di Romy Reverse. Ci chiedi solo perché Yubaba. Esatto, volevo chiudere proprio così, perché Yubaba. Grazie, ciao, a presto. Ah, grandissimo. La domanda di rito a cui non c'è una risposta in questo caso. Meraviglioso. No, va bene, ringrazio davvero Nicky Daniele. Nel frattempo però fra un po' sarà difficile condurre l'intervista più che altro perché il volume dal palco. Questi giovani d'oggi non hanno rispetto, suonano, non hanno rispetto della gente che deve parlare. Comunque grazie davvero Tommy. No, a voi. Sai, a voi. Che noi scherziamo, prendiamo, ci giochiamo perché fondamentalmente è solo un modo per affrontare un approccio, no? Cioè quello che siamo venuti qui con la leggerezza e con leggerezza facciamo tutto, però grazie del tuo tempo. No, grazie a voi per averlo condiviso, assolutamente. Spero di rifarlo presto, insomma, di non aspettare di nuovo 3 anni per rifarlo insieme, assolutamente. Ah, no, 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 assolutamente. Cercheremo di essere un po' meno flemmatici, non so come si dice. Suoneremo. Di fare un po' come stasera, 3 prove e via sul palco, diciamo, grosso modo. No, neanche io ho capito. Ragazzi, voi a casa avete capito? Perché qui non ho capito. No, io non ho capito nulla, assolutamente. Perfetto, quindi. Va bene, volevo ringraziare la mamma e Miguel, bravissimo. Hola, Miguel. Hola. Va bene, grazie ragazzi, grazie di Yubaba. E vi lascio al live di Romy Reverse che è appena iniziato qui sul palco del Grand Sound.
si avvia a chiusura qui live di Romy Reverse dal showcase di Tel Aviv Records qui al Garage Sound. Ancora qualche minuto qui in diretta su RKO con voi. Ringraziamo il Garage Sound che ci ha ospitato per questa diretta, ringraziamo Tel Aviv Records per averci coinvolto in questa appunto nottata lunga fra tutte le sfaccettature della musica elettronica proposta dall'etichetta italo-danese. L'appuntamento per il prossimo appuntamento on the road di Out of Nowhere è sabato 19 marzo a Gioviazzo per la showcase di Enzimi a fronte del porto. Anche lì ascolteremo tanta roba, tanta musica elettronica anche con ospiti internazionali nei prossimi giorni, da domani insomma, vi anticiperemo un po' il programma di quello che vi aspetta sabato sia a Gioviazzo sia appunto in diretta sulle frequenze web di RKO. E ci godiamo ancora l'ultimo pezzo, penso, di Romy Reverse qui dal Garage Sound.
E si chiude qui il live di Romy Reverse, che chiude appunto lo showcase di Tel Aviv Records, qui dal Garage Sound di Bari. E niente, siamo ai saluti finali, vi ringraziamo per essere stati qui in ascolto con noi su RKO. Naturalmente vi rinnoviamo l'appuntamento, i prossimi appuntamenti live con Out on Aware in questo caso, e con tutti gli speaker di RKO ogni volta che ce ne sarà l'occasione. Ringraziamo ancora il Garage Sound che ci ha ospitato e Tel Aviv Records per averci proposto di seguire questo evento, il primo barese, il primo showcase barese, speriamo solo di una serie di altri naturalmente, che coinvolgeranno gli artisti dell'etichetta italo-danese, se così si può dire. Grazie ancora e buonanotte, e a presto. Naturalmente vi ricordo che questo appuntamento sarà disponibile anche in podcast nei prossimi giorni, da domani in realtà, già sul nostro sito web rkonair.com, sui nostri social e su tutti gli account collegati, Spreaker, SoundCloud, eccetera eccetera. Grazie a tutti, io sono Tommy Bonvio, vi ho accompagnato in questa nottata nel mondo di Tel Aviv Records. Vi do l'appuntamento a martedì prossimo per il mio programma in diretta alle 20 su RKO, e a sabato per la diretta con l'evento di Enzimi a Giovinazzo, fronte del porto. Potete essere dal vivo qui con noi acquistando il ticket. No, non credo ci sia neanche un ticket, dovrebbe essere ingresso gratuito. Quindi appuntamento alle 18 a fronte del porto a Giovinazzo per un altro showcase, un'altra nottata di musica elettronica. Oppure, se invece preferite restare, diciamo, sul divano di casa, perché no, in ascolto su, in diretta su RKO, sulle frequenze web di rkonair.com e su Spreaker. Buonanotte a tutti, grazie ancora e alla prossima, e vi lasciamo appunto con l'ultimo brano della serata a cura di Marco Passarani. Buon ascolto e buonanotte. We'll be right back.